abbiamo il titolo nel mirino della settimana. Andiamo a vedere che cosa ci ha portato oggi Enrico Jay. Il titolo del mirino, eccolo qua: SAP, una multinazionale europea per la produzione di software gestionale. Parliamo di una delle principali aziende al mondo nel settore, e parliamo di soluzioni informatiche per le imprese, insomma questo è quello di cui si occupa. Perché questo titolo, Enrico? Beh, innanzitutto perché è un titolo estremamente importante, è il titolo più patrimonializzato, se non sbaglio, sul DAX, ed è un titolo che ha un core business sicuramente sempre in espansione. Ed è un titolo che poi fondamentalmente, io faccio analisi grafica, analisi tecnica, ed è un titolo che graficamente secondo me è molto molto interessante, perché ha fatto un movimento pulito, chiaro, che potrebbe offrire a breve degli spunti molto interessanti, e quindi secondo me potremmo, bando alle ciance, come si suol dire, andare subito a vederlo, partendo secondo me in questo caso dal time frame daily, se sei d'accordo. Certamente, allora lo apriamo subito, eccolo qui. No, scusami Enrico, mi devi dare un secondo perché anche non l'abbiamo due. Aperto. Quindi come comparto ti piace? Ti faccio anche questa ulteriore domanda, Enrico. Beh sì, è un comparto che chiaramente può lavorare su qualsiasi area geografica. Okay. Può vincere molte commesse, chiaramente poi è un titolo tedesco super patrimonializzato. Certo. E che ha avuto sempre un andamento simile anche al DAX, e che nell'ultimo periodo però ha perso molto, ha stornato molto, e quindi sono quei titoli solidi che bisogna cercare di comprare quando sono tra virgolette bassi. Ok, eccolo qui intanto, lo stiamo vedendo su Time Frame Daily, possiamo cominciare ad analizzarlo più nel dettaglio. Allora, esatto, molto semplicemente io ho individuato quel livello supportivo in area 114 euro che è stato rotto al ribasso, e che in quel caso avrebbe potuto dare un segnale short per chi fa trading di breve, ma noi in questa rubrica andiamo a mettere sotto la lente dei titoli in ottica long, in ottica di portafoglio, ok? E quindi sì, vediamo come quel livello che è stato rotto al ribasso non trova subito dei nuovi supporti importanti sui quali fare affidamento, e quello successivo che invece dobbiamo monitorare è estremamente importante, perché coincide con la soglia psicologica dei 100 euro. Teniamo presente che a novembre SAP era 130, quindi se dovesse arrivare a quel livello supportivo avremmo un titolo a sconto all'incirca del 30%, un titolo estremamente solido, di una borsa solida, estremamente patrimonializzato, e che tutti i maggiori fondi del mondo detengono in portafoglio. Quindi riuscire a prendere SAP a 100 credo che sarebbe estremamente interessante, e prima della pandemia quotava 142, quindi ecco che credo, certo, che 100 possa essere un livello interessante. Perché ritengo che possa arrivare a 100? E questo lo possiamo vedere cambiando il time frame e passando quindi al time frame settimanale. Sì. Dove eccolo si qua. Può andare a vedere secondo me una figura di analisi tecnica che è una delle prime figure che si va a studiare quando si prende in mano un testo, e quindi mi riferisco al testa e spalle, il testa e spalle ribassista. Io ho evidenziato con le tre ellissi la spalla sinistra, al centro chiaramente la testa, che è quella più in alto, e a destra la spalla destra. In questo caso come si va a calcolare il target del testa e spalle ribassista? Quando viene rotta al ribasso la cosiddetta neckline, che corrispondeva ai 114 sul time frame daily, molto spesso essa viene validata, viene retestata quindi come resistenza, e i rimbalzi che sono partiti in questi giorni potrebbero benissimo portare SAP a rivedere i 114, 115, 116 euro. In quel caso verrà validato, avremo la nuova gamba ribassista, la cui estensione si calcola prendendo l'area che io ho evidenziato nei rettangoli rossi, l'area che va dal collo sino alla testa, e estendendola sotto, e in questo caso si va a vedere come coincida con il supporto che abbiamo evidenziato sul daily, quindi quello a 100 euro. Per cui SAP, titolo importantissimo, fra i primissimi titoli in Europa,
dobbiamo assolutamente metterlo in watch list, perché a 100 euro potrebbe essere molto molto interessante in ottica di portafoglio, Manuela. Ottimo, e io stavo proprio dicendo, entra quindi nella nostra watch list dei titoli nel mirino della settimana qui sulle fonti TV, che potete trovare sempre sul nostro canale YouTube, anche quelli passati, insomma, così se volete dare un occhio ai titoli che abbiamo analizzato. Quindi grazie anche per questo.